Happy Days è andato in onda per un decennio dal 1974 al 1984 e ha persino generato ben 7 spin-off. I fan si sono innamorati dei personaggi e delle loro avventure negli anni 50 e 60, ma a distanza di più di 30 anni da quando l'ultimo episodio della serie è andato in onda il 24 settembre 1984, scopriamo che cosa stanno facendo oggi i membri principali del cast. Partiamo da Fonzie. Henry Winkler ha interpretato il personaggio in tutti gli episodi della serie, dopo la quale ha continuato a lavorare stabilmente a Hollywood. Da un episodio di MacGyver a film per la TV come The Only Way Out e Death's Week Off, ha trascorso la maggior parte degli anni 80 e 90 sul piccolo schermo. Negli ultimi due decenni ha avuto ruoli ricorrenti, ma è stato il suo lavoro in Barry della HBO ad attirare maggiormente il successo del pubblico, tanto da valergli il suo primissimo Emmy Award. Continuiamo con l'ormai celebre Ron Howard, nonché l'interprete di Richie Cunningham, l'adolescente americano e figlio devoto. Ron Howard ha continuato a recitare per un po', principalmente dando voce a vari personaggi in alcuni episodi dei Simpson. L'ultima volta che è comparso davanti alla telecamera è stato in alcuni episodi di This Is Us nel 2017 e nel 2018. Ron è però più conosciuto per il suo lavoro di regista, Apollo 13 del 1995 e Beautiful Mind del 2001, per il quale ha vinto un Oscar come miglior regista, Il Codice da Vinci del 2006 e Solo e Star Wars Story del 2018 sono solo alcuni dei suoi più grandi successi cinematografici. Non possiamo non parlare poi di Marion Ross, che ha interpretato Marion Cunningham. Dopo Happy Days, la Ross è passata a The Love Boat, dove ha avuto più ruoli per oltre un decennio. Ha partecipato a serie come MacGyver e Giudice di Notte, prima di recitare in Brooklyn Bridge dal 1991 al 1993. In particolare ha ottenuto ruoli ricorrenti come Nonna Foreman in That 70s Show, Sophie ed Emma ne Il tocco di un angelo e si è mostrata nei panni della nonna in Una mamma per amica. Ha anche riscosso successo come doppiatrice, prestando la sua voce in diversi cartoni animati come Madagascar 2, Manny Tuttofare e SpongeBob. Il marito di Marion era Howard Cunningham, interpretato da Tom Bosley, famoso anche per La signora in giallo, in cui ha interpretato lo sceriffo Amos Tapper per 19 episodi. Da lì ha fatto una serie di apparizioni televisive in film e programmi che vanno da ER a That 70s Show a One Tree Hill e successivamente ha avuto ruoli di doppiatore nei cartoni animati Johnny Bravo, Rugrats e nel film per bambini Super Cuccioli a Natale. Erin Moran ha interpretato Joanie Cunningham e in seguito ha recitato nel suo spin-off. Moran ottenne il ruolo a soli 13 anni ed è cresciuta davanti agli occhi degli spettatori. Ha continuato a svolgere un ruolo ricorrente in The Love Boat negli anni 80 e ha avuto apparizioni nella Signora in giallo e un detective in corsia nel 1998. Un decennio dopo ha ottenuto un ruolo in Beautiful nel 2009 e in Not Another B-Movie nel 2010, ma era più attiva nei reality. Scott Baio ha interpretato Chachi, il cugino di Fonzie, che si è unito allo show durante la quinta stagione. L'attore è passato da una serie di successo all'altra nel 1984, concludendo Happy Days e poi passando a Babysitter. Ha realizzato vari progetti televisivi negli anni 90, in particolare Baby Talk e Un detective in corsia, prima di ottenere una serie di apparizioni in programmi come La Tata, Il tocco di un angelo e Arrested Development. Più recentemente ha recitato nella serie Un papà da Oscar. Warren Webber era interpretato da Anson Williams. Dopo aver recitato in Happy Days, ha intrapreso una carriera di successo come regista televisivo, ha iniziato con brevi programmi rivolti agli adolescenti a metà degli anni 80 e ha finito per dirigere episodi di molti spettacoli popolari come Beverly Hills, Melrose Place, Star Trek Deep Space Nine, Xena, la principessa guerriera, Sabrina, vita da strega, streghe e la vita segreta di una teenager americana. Nel 1992 e nel 2005 è tornato insieme al cast di Happy Days per speciali reunion e occasionalmente è tornato a recitare alcune volte, incluso un episodio del 1996 di Crescere che fatica. Concludiamo quindi con Ralph Malph, il vero lato comico dello show interpretato da Don Most. L'attore è apparso in tutte le stagioni di Happy Days e ha continuato a tenersi impegnato a Hollywood dopo la fine della serie. È apparso in Dungeons & Dragons a metà degli anni 80 prima di ottenere un ruolo in Teen Wolf del 1986. Ha fatto apparizioni in prodotti popolari come Baywatch, La signora in giallo e Babysitter. Più recentemente ha avuto un ruolo ricorrente in Glee dal 2011 al 2013 ed è apparso in Beautiful nel 2017. Ora la parola spetta a voi. Sapevate che fine ha fatto tutto il cast di Happy Days ai giorni nostri? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.